Potrei dire la data, 28 maggio 2024. Guardate, sono in un paese piemontese, giro l'obiettivo, guardo intorno queste case. Qui devo dire che sono a Cabella Ligure, sotto questo bel cielo della provincia di Alessandria. Sono qui ai giardinetti comunali, sono veramente un girovago. Dalla Lombardia passo alla Liguria, dalla Liguria passo al Piemonte e quel confine con la Liguria. Però mi trovo in una valle denominata Barbera, Borbera, ricordatevi la Val Borbera. C'è un paesini stupendi come Rocchetta, come Cabella Ligure, dove mi trovo tuttora. E guardo, guardo questo cielo che mi porta a volare in un mondo dove io posso esplorare luoghi abbandonati. Qua mi accompagnano in macchina a vedere un paese abbandonato, Reneuzzi, che c'è una leggenda su internet di questo borgo dove l'ultimo abitante risale al 1960, qui vicino, solo che 12 km a piedi non ce la faccio. È un signore che ho conosciuto al bar, intanto lo saluto, trova l'opportunità di farmi accompagnare la prossima settimana, perché a me piacciono i borghi abbandonati, la vita vissuta che c'è stata in questi luoghi, dove la solitudine ha preso ali tra le mura di questo borgo, di questo paese, e ogni giorno il vivere era una giornata quotidiana, dove nascere all'alba e morire quando veniva buio, una gente lavorativa da contadino. Io sono qua e tra poco prendo il bus che ho di fronte e mi incammino comodamente col bus verso Arquata Scrivia, dove c'è poi il treno da scegliere o direzione Genova o direzione Tortona. Sì, oggi sono lieto di essere qua, in questo borgo.